Ciao, nuovo video spesa. Ecco qua, per un po' di roba presa all'Eurospin, un po' la Conad, un po' il mercato. Provo tutti scontrini, ho provato solo alcuni. Quindi cominciamo con le cose che abbiamo preso alla Conad. Mascarpone 500 grammi, questo per farci un bel tiramisù. Però adesso non trovo il prezzo della Conad. E questa ricotta, 11,20 euro. Quanti sono? Quasi 2 kg. Questa è buona anche per farci la pasta, mangiarla anche così, la mangio con un po' di pomodorini. Pure tu te la prima male se ti piace mangiarla così, con un po' di olio, un po' di sale. No, senza sale, però con un po' di pomodorini, un po' di verdura vicino. No. Poi abbiamo preso dei carciofi, delle arance e dei peperoni. Allora, vediamo un po'. In tutto abbiamo speso 15,34 euro. Vediamo un po' se mi ricordo. Dovrebbe essere comunque un paio di chili, 2-3 kg di arance che profumano. Che adesso ne do subito una a mia madre che vuole fare merenda. Il boss si è andato a mettere a letto perché ogni volta che facciamo la spesa dopo è distrutto, si va a fare la pennichella. Ok, ecco qui l'arance. Leggiamo qui. Come ho detto, al mercato hanno speso sulle 15,34 euro. I carciofi sono una decina, anche di più. Questa è buona, pure faccio la lasagna di carciofi, vero? E peperoni. Questi l'altro giorno abbiamo fatto il pollo con peperoni e patate, un po' di sugo, era buono, vero? Non era male, dobbiamo rifarlo. Peperoni belli rossi. Piacciono anche così. Sì, piacciono anche. Infatti ho preso anche quello proprio. Piacciono anche tagliati crudi, sottili, messi nell'insalata. Poi andiamo con quello che abbiamo preso all'Eurospin. Allora, 2 pacchi di formaggini che mia madre si rimette nella minestrina. Formaggini in €19 l'uno. Poi sfoglia per la lasagna, vengono 99 centesimi. Questo è in verità. Sfoglia ruvida, cottura 30 minuti. Latte. Poi ho preso gli asparagi, questi buoni anche per fare l'omelette con gli asparagi. Ti chiamo, mia madre ci va male per l'omelette con gli asparagi. Da tanto non è vero, da un po' che non li prendevamo. Gli asparagi, €1,49 a mazzo. €1,49. Mi sono vista, senti, io oggi fa un caldo, non vedi che sono vestito come al mio solito, a lutto. E tu ridi. Che molto bello. Mi verrebbe da dirlo, però non si può dire. Il formaggio grattugiato, però non vi so dire i prezzi, tanto ho detto veramente tante volte. Questo è pecorino. Pecorino è buono, no? Quando fai aglio, olio e peperoncino, vero? Sono le ciabattine d'oro integrali, anche queste ho detto da mica tante volte sul prezzo, non lo so ricercare. Poi il salame, questo salame dolce, questo 500 grammi, €2,99. Mozzarella 2,09 euro. Queste sono 4 mozzarelle da 4 mozzarelle. Non so se 4 mozzarelle. Le grandi. Ma che mozzarella sono 2, poi l'altra. Poi del macinato. Macinato ragù di bovino, questo è €1,69, offerta speciale. Sono presi 3 pacchi,
1,66 euro, 1,65 euro. Il boss c'ha un programma di fare la lasagna. Poi detersivo per i piatti 85 centesimi, questi sono 1500 ml al limone. Poi, ho preso altri due guancialetti perché l'abbiamo assaggiata la torta, ci è piaciuto. Questo è il guancialetto, 2,57 e 2,05. Quello guancialetto, che italiano. Guanciale stagionale, questo è la matriciana, matriciana carbonara. Fette biscottate integrali di mia madre, perché a casa nostra non si mangia pane. Non compriamo, ormai non lo compriamo più. Mangiamo fette biscottate integrali o le freselle integrali. Ancora formaggio, ancora ragù, quindi sono macinato, quindi sono 4 pacchi. Che poi comunque uno lo congela e poi lo tira fuori e ci fa le polpette. Poi il dado, mia madre per la minestrina. Un giorno sì, un giorno no, si mangiano la minestrina. 75 centesimi. Pollo 3,14 euro. Un altro guancialetto, quindi erano 3. E pomodori in ciliegini per fare merenda con le freselle, 1,99 euro. E niente. E niente. La spesa era questa. Come se le faccio al prossimo, mi dice che madre che mi guarda. Com'era la laccia? Capuosa. Ah, devi ancora sbucciare. Non nel frattempo si è alzato mio padre che si è sbucciato l'arancia e se ne è fregato anche un pezzo. Mia madre fa la prova dell'arancio in diretta. Me ne ero accorto, se no te lo sbucciavo io l'arancio. Com'è? Buono. È buono. Ok, arancio approvato. E come si va? Ci vediamo al prossimo video. Ciao.